Ehi hey Balancers, benvenuti in questo nuovo video. Se siete all'inizio, quante volte è capitato che avete chiesto ma quanto tempo ci metterò a imparare la verticale? Bene, oggi vi porto in una breve analisi di ciò che serve per sviluppare questo schema motorio e lo scopriamo subito dopo l'intro. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. In questo canale troverai settimanalmente dei contenuti inerenti al mondo della verticale e al verticalismo. Quindi se non sei ancora iscritto, iscriviti sul canale e attiva la campanellina delle notifiche, in modo che verrai sempre aggiornato per quando verranno pubblicati nuovi contenuti. Invece se stai seguendo questo video sul canale di Instagram TV, assicurati di seguirmi e attiva anche lì la campanellina delle notifiche. Bene, adesso una domanda. Chi di voi non si è mai posto questa domanda? In quanto tempo riuscirò a raggiungere la verticale? Perché effettivamente quando iniziamo un percorso abbiamo subito bisogno di un punto di riferimento, un'idea del tempo che abbiamo bisogno per raggiungere quell'obiettivo. E spesso l'effettivo percorso passa sempre in secondo piano. La mia idea è che se vado ad affrontare un percorso, prima capisco che cosa devo andare ad affrontare e poi capire quanto tempo ci vuole. Quindi bisogna capire effettivamente che cosa va a affrontare per poi stabilire il tempo. Non si può fare il procedimento opposto. Dico questo perché la strada per la verticale è molto tortuosa e dobbiamo sapere quali sono queste curve, questi tornanti che dobbiamo andare ad affrontare per poi raggiungere quell'obiettivo. E prima di parlare di quanto tempo ci vuole, appunto, oggi vi voglio fare una presentazione veloce di ciò che è necessario, che cosa prevede questo percorso per imparare la verticale. Infatti avevo già registrato questo video, solo che ho deciso di fare una versione molto più corta, perché ci sarebbero davvero tantissime cose da dire. Quindi cercherò di essere più breve possibile e cercare di dare più informazioni possibili. Poi avremo modo comunque di approfondire il tutto. Prima di parlare della tempistica del raggiungimento della verticale, vi voglio presentare velocemente di che cosa abbiamo bisogno per raggiungere la verticale. Vi voglio parlare inizialmente delle capacità, ovvero dello sviluppo della forza e della flessibilità. Inizialmente in questo percorso dobbiamo raggiungere una forza necessaria per mantenere il nostro peso corporeo e generalmente lo possiamo avere già sviluppato praticando altre discipline, ad esempio chi viene dal calisthenics, dalla ginnastica o comunque qualsiasi altra tipologia di sport che ti condiziona a livello fisico. Abbiamo bisogno di sviluppare la nostra forza massimale per reggere il nostro peso corporeo, la nostra forza resistente per mantenerlo per più tempo possibile sulle nostre braccia e anche la forza rapida, la forza esplosiva che ci permette di salire in verticale. Ovviamente queste sono le tre macro aree per lo sviluppo della forza, ma in parallelo dobbiamo sviluppare anche la mobilità. Perché se veniamo da discipline o da sport dove si va a sviluppare tanta forza ma non si lavora sulla mobilità, questo può essere un punto carente e un punto che ci fa zavorra nel nostro percorso della verticale. Perché abbiamo bisogno di raggiungere determinati angoli con le articolazioni. Prendiamo ad esempio l'apertura delle spalle. Ma inizialmente questo può essere una problematica, l'apertura delle spalle. Ma quando andremo ancora più avanti in questa disciplina, anche la mobilità delle gambe inciderà tantissimo. Già dall'inizio in alcuni esercizi si può percepire questa difficoltà se non abbiamo mobilità delle gambe. Eppure è un lavoro che è totalmente sulle mani. Però va a lavorare comunque tutto il corpo e quindi tutta la mobilità del corpo necessita di essere sviluppata per eseguire un movimento più pulito possibile e soprattutto meno affaticato. Perché nel momento in cui andiamo a sviluppare la mobilità necessitiamo di molta meno forza per andare a eseguire un determinato movimento. Invece se pecchiamo nella mobilità dobbiamo andare a compensare con l'utilizzo di molta più forza. Dette queste, forza e mobilità, che sono le due principali capacità che vengono allenate per imparare la verticale, vi voglio ricordare che c'è un'altra capacità fondamentale in questa disciplina e comunque in qualsiasi schema motorio, che sono le capacità coordinative. Le capacità coordinative sono davvero tantissime. Sono quelle effettivamente che fanno la differenza nella pratica, perché sono quelle che poi ti permettono di eseguire un movimento dettagliato e curato. Infatti le capacità coordinative, soprattutto nell'allenamento, molto spesso vengono dimenticate. E però la differenza delle capacità di forza e flessibilità, delle capacità condizionali che abbiamo visto prima,
le capacità coordinative sono davvero così tanto specifiche che non abbiamo grandi transfer da altre discipline. Transfer nel senso che queste capacità le abbiamo sviluppate in un'altra disciplina e non le riusciamo a portare nella verticale. Questo perché nella verticale ci sono davvero tanti dettagli specifici per questo elemento da curare. Voglio portarvi un esempio di transfer. Mettiamo che per un anno, due anni abbiamo seguito un corso di Pilates, dove ogni allenamento andavamo a dare molta enfasi sulla retroversione del bacino. Sappiamo che in quella disciplina si ha un ottimo controllo del core, però effettivamente nonostante ho fatto tanti anni di pratica nel Pilates, dove ho lavorato sempre sulla retroversione del bacino o altre componenti per quanto riguarda il core, nel momento in cui la vado a provare in verticale non è detto che riesco a eseguire la stessa identica retroversione del bacino riportata sulla parete. Questo è perché il nostro corpo è posizionato diversamente rispetto alle altre tenute che abbiamo sempre fatto, dove eravamo orizzontali a terra o comunque eretti. Nel momento in cui andiamo a testa in giù, anche se abbiamo quello schema motorio della retroversione del bacino, dobbiamo sapere e avere la consapevolezza che stiamo dando uno stimolo completamente diverso al corpo. Il lavoro è lo stesso identico, però a testa in giù abbiamo un lavoro di percezione che è completamente diverso. E se non siamo stati abituati a lavorare a testa in giù, inizialmente non riusciamo ad avere quel concetto di transfer da altri elementi che abbiamo studiato anche in altre discipline. Questo significa che dal punto di vista della coordinazione, il nostro corpo avrà bisogno di una rieducazione al movimento, partendo dalle posizioni verticali e erette in piedi, a quelle orizzontali a terra, per poi andarle a eseguire in verticale sulle mani. Questo perché ci sarà da ristudiare alcune attivazioni e alcuni posizionamenti, che da eretti sembrano davvero tanto semplici, invece quando andiamo a testa in giù ci risulta difficile, perché i nostri punti di orientamento saranno totalmente diversi da quando siamo eretti. Questo ovviamente richiederà un periodo di adattamento, quindi ci vorrà del tempo, non è detto che lo facciamo subito in una settimana. Dipende appunto da che cosa abbiamo praticato nella nostra vita e soprattutto dipende da quali capacità siamo riusciti a sviluppare prima. Di conseguenza non riusciamo a fare una vera e propria stima generale dell'apprendimento dello schema motorio della verticale, perché ogni caso è a sé, ognuno ha delle capacità diverse, avrà delle difficoltà diverse e di conseguenza ogni persona dovrà lavorare e fare un percorso diverso. Quindi i primi fattori da tenere in considerazione sono le capacità, quindi forza, mobilità e coordinazione. Il secondo fattore invece che bisogna prendere in considerazione è il tempo di allenamento. Perché se alleno la verticale solo una volta a settimana, due volte a settimana e soprattutto bisogna sempre vedere come la si lavora, purtroppo non ci saranno miglioramenti nel breve periodo, perché dobbiamo apprendere bene lo schema motorio e cercarlo di eseguire più volte possibile. Quindi bisogna capire anche dal punto di vista qualitativo dell'allenamento se un allenamento riesce a rendere oppure è un allenamento abbastanza fine a se stesso. Qui mi soffermo un attimo, perché anche se alleniamo la verticale più volte a settimana, diciamo 3 allenamenti, 4 allenamenti, dobbiamo capire che tipologia di focus diamo alla verticale. Facciamo delle sessioni a sé stanti solo e soltanto per la verticale o le inseriamo all'interno di altri workout? Perché questo fa anche la differenza. Fa anche la differenza se le inseriamo all'inizio, al centro o a fine allenamento, ovviamente. Essendo uno schema motorio nuovo, richiederà davvero tante energie, quindi inserirlo con poche ripetizioni all'interno di alcuni allenamenti, diciamo che non è una scelta ottimale se si vuole raggiungere questo risultato. Quindi bisogna capire anche quanto tempo gli si riesce a dedicare. E parlando appunto di quanto tempo gli si riesce a dedicare, bisogna capire che bisogna fare tante ripetizioni. Non basteranno solo 10 ripetizioni, 11 ripetizioni, magari solo di uno sbilanciamento vicino al muro. C'è davvero tutto un percorso da svolgere, tutto un allenamento vero e proprio. Ed è questo che effettivamente poi vi porta a differenza nella vostra pratica. È un workout, un allenamento a tutti gli effetti, dove ci sono determinate fasi, quelle di riscaldamento, di lavoro specifico, di potenziamento e di resistenza. Quindi i 4 fattori che vi porteranno velocemente a raggiungere il vostro obiettivo sono lo sviluppo delle capacità, il volume dell'allenamento, la qualità tecnica dell'allenamento e soprattutto tanta determinazione. Bisogna essere tenaci, bisogna lavorare in modo giusto e soprattutto non bisogna avere fretta e fare i passi più lunghi della gamba.
perché questo sarà un bello sgambetto che non ci farà andare avanti in questa disciplina. Chiudo questo dicendo che non devi tanto focalizzarsi in quanto tempo dovrai raggiungere il tuo obiettivo, ma soprattutto soffermati su quello che è necessario per raggiungere il tuo obiettivo. Se ti focalizzi su questo, riuscirai maggiormente ad avere un punto di riferimento. Non guardare solo il tempo, perché può essere un parametro falso, e se vuoi raggiungere un obiettivo in meno tempo possibile, vuol dire che dovrai intensificare i tuoi allenamenti e dovrai concentrarli in un breve periodo per raggiungere prima quel risultato che ti sei stabilito. Se non vai a lavorare correttamente o intensificare i tuoi allenamenti, i tempi si dilungheranno drasticamente. E questo dipende solo da quanto tempo ci puoi dedicare e da quanta dedizione hai per raggiungere questo obiettivo. Se vuoi seguire insieme questo percorso, ti aspetto all'Online Extend Academy, troverai il link giù in descrizione o il link in bio nel caso di Instagram, dove potrai prenotare la tua lezione di classe o privata in base alle tue esigenze, che verranno svolte tramite videochiamata, e inoltre puoi anche iscriverti al canale dedicato alla tecnica del verticalismo all'interno del sito, che si chiama O On Demand, dove all'interno troverai davvero già tantissimi contenuti tecnici per quanto riguarda sia le basi che i movimenti più avanzati. E accedendo a questa piattaforma avrai l'accesso alla community privata degli studenti, dove avrai il supporto tecnico per risolvere i tuoi dubbi, e inoltre avrai la scontistica speciale per partecipare alle lezioni di classe o private. Se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like, un bel commento, iscriviti sul canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti che usciranno settimanalmente, e noi ci vediamo a lezione e al prossimo video.